Bentornati carissimi amici a un nuovo appuntamento con la musica e il ballo. Bentornati a prossima fermata liscio. So che siete tantissimi dietro questo schermo che mi state aspettando perché mi sono arrivati tantissimi messaggini anche in questi giorni di nuovi amici e di amici storici. So che ho dei compleanni da festeggiare, sono davvero felice quando si tratta di festa, ma soprattutto quello che mi fa più piacere è stare con voi anche in questa puntata perché, come sottolineo sempre, vi ringrazio per i vostri bellissimi messaggi. Non solo io faccio compagnia a voi, non soltanto le nostre canzoni vi fanno stare bene, vi fanno divertire, ma anche voi fate tanta compagnia a me, perché sapere che siete di là dallo schermo, che mi state aspettando per questo appuntamento di musica e ballo insieme, mi fa davvero stare bene. Allora, tantissimi sono gli amici, tantissime sono le informazioni da darvi, per cui ho pensato di stravolgere un po' la scaletta e di partire subito con un bellissimo videoclip. Per scaldare l'atmosfera, a fra pochissimo. La scarpa, ai, che mi fa tanto tanto male, ai, batto il piede in su, batto il piede in giù, giro mi rigiro, sembro Belzebù, conto le stelle ad una, ai, cerco sorridere alla luna, ai, provo a fischiettare e a cantare, ma quel sassolino mi fa sempre mal, piano piano devo camminare, faccio un passo poi mi devo fermare, sono proprio sassolino piccolino che sta qui, ho un sassolino nella scarpa, ai, che mi fa tanto tanto male, ai, batto il piede in su, batto il piede in giù, giro mi rigiro, sembro Belzebù. Sassolino
sassolino piccolino che sta qui. Ho un sassolino nella scarpa, ai, che mi fa tanto tanto male, ai. Batto il piede in su, batto il piede in su, e giro, mi rigiro, sembro Belzebù. Ho un sassolino nella scarpa, ai, che mi fa tanto tanto male, ai. Frizzante e piena di allegria, direi che la nostra puntata è iniziata davvero bene. Allora, sono felicissima perché il telefono non ha smesso di squillare e abbiamo iniziato da pochi minuti e stanno arrivando tantissimi messaggi. Allora, volevo rispondere ai nuovi amici di non preoccuparsi, perché se anche non riesco a rispondere durante la puntata, vi telefono sicuramente a fine puntata e durante la settimana, appena ho un minuto libero. Invece volevo spiegare agli amici che mi chiamano perché riescono a prendere la linea, a parlare con me, che vogliono essere salutati subito. Io subito non riesco, perché davvero le telefonate che ricevo sono davvero tante e mi sembra corretto avere un ordine, una scaletta. Per cui davanti a voi ci sono tantissime altre telefonate, molti altri amici che hanno chiamato prima di voi e che rimangono fuori dalla puntata. Per cui sarete i primi della prossima. Infatti, come sottolinea uno studio di alcuni ragazzi che hanno fatto qualche tempo fa, proprio su Prossima Fermata Liscio, che mi hanno scritto dicendo: ma abbiamo contato bene o tu saluti dalle 90 alle 100 persone a puntata? È vero, avevano ragione. Io cerco di mettere più saluti possibile in ogni puntata, però sicuramente alcuni di voi rimarranno fuori perché siete davvero tanti. Peraltro il nostro programma è a copertura nazionale, per cui mi telefonano da tutte le parti d'Italia e credo sia giusto dare l'egual spazio a tutti gli amici del ballo e della musica. Quindi, detto ciò, dopo vi dico anche come fare per vedere la nostra programmazione e inizio col salutare Lidia, che è davanti alla televisione, che mi sta scrivendo, vedo i tuoi messaggi, Lidia, comincio, lo so, non è sempre colpa mia, alle volte i programmi prima di Prossima Fermata Liscio si dilungano e quindi partiamo leggermente in ritardo, ma comunque ci siamo sempre. Un abbraccio Lidia, un abbraccio anche al marito Carmine e poi salutiamo la sorella Franca di Pavia e poi torniamo a Piacenza, più precisamente a Stradella, e salutiamo anche la cugina di Lidia, Lisa, non può mancare anche il figlio Franco. Grazie per i bellissimi messaggini che mi mandate sempre, sia su WhatsApp che come SMS. Poi devo assolutamente andare a San Pietro in Stra a salutare la mia grande amica Franca Monetti, lei è una grande amante di musica, le tira sul morale e sono davvero felice che la mia musica ti faccia stare bene. Colgo l'occasione per salutare anche tua sorella Gabriella, sempre di San Pietro di Stra, e qua siamo a Venezia. Poi proseguo e vado al Lido di classe, devo assolutamente salutare Lotti Antonia Maria in arte Cherie, perché ha vissuto tanto tempo a Ginevra, per cui ha adottato questo nome, la conoscono tutti per Cherie, anche se adesso abita a Lido di classe, è innamorata della nostra trasmissione e dell'energia che regalano i nostri balli e le nostre musiche. Sono davvero contenta che stai con noi. E poi vado a San Giovanni Lupatoto, qua siamo a Verona, e saluto Teresa. Le facciamo tantissima compagnia perché lei è sola, Teresa continua a stare con noi. E poi vorrei mandare un abbraccio grandissimo ad un grande amico, Luigi Cerabolini. Anche lui non è stato tanto bene, ma adesso ha recuperato in pieno la sua forma fisica e io gli dedico la prossima canzone sperando che sia una sferzata di energia maggiore. Un abbraccio grandissimo, Luigi. E poi seguo, devo assolutamente andare a Bracciano dal nostro amico Fulvio che ci fa tantissimi complimenti, gli facciamo tantissima compagnia. E poi vado da Giovanna di Roma, simpaticissima, saluta due grandi amici, William e Johnson, e noi ci uniamo a questi saluti. Infine andiamo ad Anna di Ferentino e salutiamo Marina, la sua più grande amica, e poi il figlio Vincenzo con Amy e Irene. Ed ora vi faccio ballare un po' sempre con le scuole di Enerjoy, il ballo che unisce. A fra pochissimo. Giocherò con i giovani, con il ragazzo, sono sicuro che al coro fare più spenga lo sport, che tu sorprende il sol, col fermo sa sta chiamare, scagliare una presa a fare, scappiamo da sempre dai. Oh, 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 cuando pienso en tus besos me haces temblar, solo que vas multiplicando las ganas que tengo de volverte a encontrar. Solo que ya no pasa de todo, me deseas pasar la noche conmigo y dame todo, todo.
con sorprende el sol. Nos vemos hasta que amanezca, la luna desaparezca, vamos a celebrar. Yo quiero que tú y yo bailemos en la playa los dos, al seguro que alborota y el que nos prende a los dos. Que nos sorprende el sol, nos vemos hasta que amanezca, la luna desaparezca, vamos a celebrar. Lo so che ballare è bello e fa bene, perché non soltanto ci mantiene in forma e ci tonifica, ma ci tira su il morale. Quindi sono davvero contenta che vi sia piaciuto. Vi ricordo che se volete imparare questi balli non dovete fare altro che andare sul nostro sito ufficiale www.passessoni.it. Li trovate tutti i balli che vi propongo, ma anche tantissimi balli nuovi, così potete guardarli e riguardarli e intanto impararli per poi ballarli quando ve li propongo in puntata. Parlando del nostro sito, vi ricordo che lì trovate la programmazione, visto che alcuni nuovi amici mi hanno chiesto informazioni in merito. Appena si apre la pagina compare nel rettangolo la puntata che va in onda quella settimana di Prossima Fermata Liscio, quindi potete guardarla e riguardarla quante volte volete. Subito sotto ho inserito la cartina dell'Italia con la copertura del nostro programma, per cui vedete che in ogni regione c'è il logo della TV che trasmette Prossima Fermata Liscio. Di fianco trovate il canale digitale sul quale sintonizzare, gli orari e i giorni di programmazione, incluse le repliche, quelle che conosco. Ed è davvero un piacere per me ringraziare le emittenti del Lazio, dell'Umbria e dell'Emilia Romagna che trasmettono il nostro programma tutti i giorni, quindi ho l'opportunità di stare con voi quotidianamente. Per gli altri ci vediamo più volte a settimana e comunque, ripeto, sul nostro sito ci sono tutte le puntate trasmesse, quindi potete andare a dare una sbirciatina, così rimanete sempre con noi. Vado avanti con gli amici da salutare e sono da Rossella, da Roma, un abbraccio grandissimo, una grande ballerina, e poi vado da Vera dell'Aquila, anche lei amante del ballo, le manca tantissimo, hai ragione. Andiamo a Giuliano di Roma e siamo da Lauretti Antonio, un caldo abbraccio anche a te. E poi vado in Toscana da Pietro Arru, che adesso al momento è appunto in Toscana, anche se lui di Carbonia è sardo e segue la nostra trasmissione, gli piace davvero tantissimo. Poi vado a Brescia da Michela, un caldo abbraccio anche a te che ci segui spessissimo, un saluto anche al tuo papà. E poi vado a Spinetoli dal nostro amico Franco, vado a Perugia da Eleonora e dalla sua grande amica Marina, infine vado a Milano dalla signora Bruna, sempre con noi. E poi voglio salutare da Fiumicino i nuovi amici Claudio e Monica, amanti anche loro tanto della musica. Inoltre ho conosciuto un nuovo amico da Arezzo, Fancelli Gino, un caro saluto anche a lui. Poi andiamo a Fiuggi dalla nostra amica Antonella, Ascoli Piceno da Adele Marcelli, solare davvero, i suoi 86 anni non li dimostra assolutamente. E infine planiamo a Cesenatico dalla nostra grande Jo, che è piena di grandi meravigliosi consigli da darmi. Ti abbraccio forte, forte, forte. Allora, volevate una bellissima canzone di Castellina Pasi e io ve la regalo proprio qui, a fra poco. Per chi ama l'orchestra Castellina Pasi e la voce di Elena Cammarone, abbiamo il pacchetto numero 1 che consiste in questi bellissimi CD. Profumo di campagna, che è una raccolta di hit, speciale Castellina Pasi, e poi ancora Spacca Fisa, che è una raccolta di hit per Fisa, Da tutto Pepe alla comparsita, Estiva, Folle sentimento, nelle versioni originali proprio dell'orchestra Castellina Pasi. E infine Canzone per ogni età, l'ultimo volume, in realtà l'ultimo album interpretato da Elena Cammarone, che contiene anche Sabato sera, Roma mia, Occhi di fuoco. Anche questi pacchetti arriveranno a casa vostra a sole 39 euro, comprese spese di spedizione e di contrassegno. E il regalo per questi pacchetti, pensate, è un regalo realizzato apposta per voi. Ho realizzato le mascherine di Prossima Fermata Liscio. Aspetto quindi che mi telefoniate per avere a casa vostra la musica dei nostri grandi artisti, e direi che ne avete di scelta a disposizione. Ricordo, solo 39 euro, tre bellissimi CD e in più le nostre bellissime mascherine in regalo firmate Prossima Fermata Liscio.
senti più rispetto. Ti interessa solo avermi a letto. Io mi sento una donna oggetto. E poi con gli amici te la ridi quando gli racconti come vivi. Io credevo di essere importante. Quante volte mi hai ferito. Arrivo trafelatissima, ma arrivo. Ho appena messo giù il telefono con dei cari amici. Sì, volevo ricordare che nella cartina che trovate sul nostro sito ci sono delle zone scoperte, delle regioni sulle quali non abbiamo nessun emittente che trasmette il nostro programma. Non perdete comunque la puntata perché qui entra in gioco il nostro canale YouTube. Iscrivetevi, è gratuito e potrete guardare la puntata in diretta con noi ogni domenica alle ore 12:45. Iscrivendovi, mezz'ora prima vi arriva un messaggio dell'inizio puntata, voi vi trovate un posto comodo, poi facendo clic sul messaggio entrate in puntata, ve la gustate. Se non avete tempo in quel momento non buttatevi al messaggio perché poi la potrete vedere e rivedere quante volte volete, perché dal messaggio entrate nella puntata, la puntata rimane memorizzata su YouTube e la vedrete quanto vorrete. Quindi per tutti gli amici che non sono residenti nella zona di copertura delle nostre TV amiche, non perdono la puntata perché ci possono seguire attraverso il nostro canale YouTube. Peraltro ringrazio tutti gli amici che si sono iscritti e grazie all'iscrizione al canale YouTube stanno seguendo anche le altre nostre dirette, ossia Country Live, che devo dire sta riscuotendo molto successo, piacciono molto le nostre canzoni e mi hanno fatto i complimenti perché è un salottino davvero carino e simpatico, quindi io ringrazio anche i miei co-conduttori che mi aiutano in questo programma e poi sta piacendo molto anche Amici e Sorrisi. Siamo arrivati al terzo appuntamento ed è un salottino, anche questo solo su YouTube, il mercoledì sera dalle ore 9 parliamo con amici per mezz'oretta, più che altro facciamo gossip, diciamo barzellette,
un po' per divertirci, per stare insieme in famiglia in modo ironico e sereno, visto che ce n'è tanto bisogno e visto che magari non si ha sempre l'opportunità di visionare programmi che diano allegria. Quindi vi aspetto sul nostro canale YouTube per Country Live e Amici e Sorrisi. Vado avanti con i saluti, Mirko Mastronardi da Segni, un abbraccio grandissimo Mirko, che mi chiami sempre, è un piacere. Un caro saluto anche al papà Mario e a tutte le zie, agli zii, alle nonne, meravigliose nonne. E poi vado da Antonio Bertoldi, un carissimo amico di Perugia, era un po' che non sentivo, sono contenta che mi abbia telefonato e che continui a seguire la nostra trasmissione. Un caldo abbraccio a te e a tutta la tua famiglia. E poi vado da Fabiola Cavallo e dal marito Carlo Cavallo di Velletri, anche loro sono sempre davanti alla TV a seguire il nostro programma. Un caro abbraccio anche a voi due. E poi ho sentito con piacere anche Antonella da Colleferro, una nostra storica amica, un abbraccio grandissimo anche a te. Poi vorrei salutare da Gubbio un amico davvero simpaticissimo, Renato Gaggiotti, e ovviamente Mariella. Prosegue, vado ad Ancona da Marco, benvenuto, una new entry, un nuovo amico di Prossima Fermata Liscio. Poi vado a Rovigo dalla signora Silvana, anche lei amante del nostro programma. Proseguo per Roma e saluto il nostro amico Leo. E poi vado da Mari Fabrizio di Pennabilli, simpaticissimo, amante della musica, un sorriso fresco, una voce davvero squillante, propositiva e positiva. Grazie Fabrizio, mi ha fatto piacere conoscerti. Poi vado a Sant'Arcangelo e vado da Remo Rambaldi. Lui è anche lui simpaticissimo, mi ha telefonato con un'energia incredibile. Pensate che ha fatto il maestro di ballo per oltre 30 anni, adesso diciamo che è adulto, è un po' attempato, ma anche lui ha uno spirito incredibile. Sono davvero contenta di conoscervi con questa carica energetica. Bisognerebbe toccare voi per ungere gli altri. Com'è che si diceva? C'era una cosa del genere, vero ragazzi? E poi proseguo, vado da Qualagna, da Marisa, dolcissima Marisa, che saluta le figlie Sara e Cristina. Ma i saluti non sono finiti qui. Vado con gli amici storici, un abbraccio a Gianluca Pigliacelli, a Mirko Pili e alla mamma Anna Marcoccia. Grazie Mirko per i bellissimi messaggini. E poi vado a Gubbio dal mio amico Ubaldo Marcucci, detto Baldino De Maiola. Ovviamente un abbraccio grandissimo anche a Fernanda, la sua signora. È un piacere sapere che vi telefonate da tutta Italia, perché ha i parenti a Genova, li ha sguinzagliati, gli ha detto il canale dove vederci, per cui si mandano i saluti attraverso Prossima Fermata Liscio. Quindi saluto anche Nello, Leonella, Anna Maria Coniglietti, tutti i parenti e gli amici di Genova, perché so che poi si telefonano quando ci sentono in TV. Vado avanti, vado a Bevagna dal mio amico Angelo Ceccarini, un caldo abbraccio anche a te e tutti i tuoi nipoti e pronipoti, sei fantastico. E poi proseguo, vado da Oliviero Mennoli ai cittadini Annunziata, e qui siamo a Spoleto, simpaticissimi anche loro, un caro abbraccio a voi e a tutta la vostra meravigliosa famiglia e agli amici Liliana e Florin. E poi vado a Gubbio dalla mia amica Minelli Giovanna. È davvero un piacere sentirti, non mi disturbi mai al telefono, tranquilla. Un caro saluto ovviamente anche a Ottorino e a tutti i tuoi meravigliosi figli, nipoti, perché anche la tua famiglia è davvero molto bella e molto grande. Ci siamo, siamo al momento di festosa, lo so, me lo chiedete tutti, vi piace un sacco, e allora godiamocela insieme. A fra poco.
Voglio ringraziare gli amici che dicono che la puntata è troppo corta e dovrebbe durare molto di più. Abbiate pazienza, facciamo quello che possiamo per il tempo che ci è concesso. Poi ripeto, ci sono delle emittenti che ci trasmettono tutti i giorni, quindi possiamo stare insieme davvero tutti i giorni. È un piacere sapere che sono una di casa, che sono entrata nelle vostre case, che vi manco, che ogni giorno mi cercate. Ringrazio anche gli amici che mi telefonano giornalmente e mi dicono: ma oggi dov'è che ti posso vedere? Io in realtà non riesco ad avere tutte le repliche, nel senso che quelle prestabilite le ho e le trovate anche sul sito, quindi potete andarle a vedere. Ma molte volte, quando hanno un buco, le TV, le emittenti, visto che la trasmissione piace tantissimo, mettono dentro una puntata di Prossima Fermata Liscio. Peraltro c'è stata una giornata particolare di festa dove l'emittente che copre l'Emilia Romagna ha ben pensato di fare un intero pomeriggio di Prossima Fermata Liscio dalle 2 alle 9. Ho ricevuto un centinaio di telefonate, anche alle 9 di sera continuavano a chiamare gli amici. È stato un pomeriggio di ballo, di gioia, di divertimento. È per me un regalo meraviglioso, perché questa cosa la faccio davvero con passione, col cuore, sapendo che condividiamo una passione comune, ed è davvero un piacere conoscervi e sapere che ci seguite con così tanta simpatia. Va bene, vado avanti. Da Chia Viterbo, grazie per la vostra allegria, Marco e Chiara. E poi andiamo dalla mia Rita della Val Camonica, grande donna, un saluto anche a te e tutta la tua meravigliosa famiglia, ai tuoi bellissimi nipotini, una fans del country. Dice che gli è piaciuto molto, che si sente in famiglia, è molto colloquiale e divertente, si imparano anche delle belle cose, ha iniziato a piacergli anche il country, le line dance. Bene Rita, sono contenta. E poi vado da Ciotti, Francesco, lui voleva nuovamente rock and roll della nostra Rosy Forte, ma io ho una sorpresa per te, perché mi è arrivato proprio da Rosy Forte un video nuovo, e quindi questa news te la dedico, e la dedico a tutti gli amici di Prossima Fermata Liscio. Vado oltre, da Giuliano da Roma, Baldassarre Antonio e Vincenzina, e poi gli amici da Fiuggi, Sergio e Nadija, grazie dei complimenti. Vado a Longastrino, a Ferrara, dalla signora De Anna, e poi proseguo, vado a Sant'Elia, Fiume Rapido, Frosinone, da Rosalba, che è vedova, e le facciamo tantissima compagnia. Bene, continua a star con noi. E poi saluto da Fermo l'amica Luisa, vado a Ferrara dall'amico Maurizio, e infine vado dalla signora Italia, che ci segue con tanta simpatia. Ha fatto scrivere un messaggio dalla signora che attualmente le tiene compagnia, quindi Italia, siamo contenti che sei con noi, un caro abbraccio, speriamo che questo brano ti dia quella sferzata di energia per farti stare bene per tutta la giornata. Vi lascio con la nostra Rosy Forte, questo è un nuovo brano, quindi un nuovo videoclip. Ovviamente vi invito ad iscrivervi a www.gabbianoedizioni.it per scaricare base e spartiti musicali gratuitamente, per vedere gli altri bellissimi video della nostra Rosy Forte. A fra poco! Sparse sopra l'acqua si fan trasportare.
E questa era la novità proposta da Rosy Forte e da Gabbiano Edizioni. Quindi vi ricordo www.gabbianoedizioni.it, iscrivetevi, è gratuito per scaricare base e spartiti musicali. E ovviamente io mando un abbraccio, un bacione grandissimo a Paola e Andrea Galassi. Proseguiamo con i nostri amici che sono davvero tanti. Da Ferentino, Ivana Dall'Omo, un abbraccio grandissimo, è un piacere salutarti sempre. E poi vado all'Indinara dalla mia amica Angiolina, lo so che ci sei sempre, che mi segui con tanta simpatia e con tanto affetto. Un caro saluto anche ai tuoi 4 bimbi. Lo so, ormai sono grandi, hanno la vita loro, hanno la loro famiglia, ma sono sempre bimbi per noi, vero? E poi vado da Martino di Nicky Dance e Sonia, qui siamo a Formia, una scuola di ballo, un abbraccio grandissimo a tutti e due, portate avanti questo mondo del ballo che ci manca a tutti, però almeno voi potete farlo visto che fate agonismo e quindi ballate un po' anche per noi. E poi vado a Roma dalla mia amica Anna che mi riempie sempre di bellissime immagini colorate, mi manda i cuoricini, le tazzine di caffè perché sa che mi servono. Proseguo e vado a Pesaro da Paolo, ancora a Norcia dalla nostra amica Assunta e finisco da Martina e dal piccolo Ettore che mi sono entrati nel cuore perché appunto mi ha detto che il suo piccolino che ha 16 mesi appena sente la nostra musica prova ad alzarsi in piedi e ballarla, è meraviglioso, grazie davvero di cuore, un grande abbraccio a Martina ed Ettore, qui siamo a Ferentino. E poi proseguo salutando Anna da Foligno e voglio mandare un abbraccio grandissimo con un bacione enorme alla mia Paola da Rimini, è simpaticissima, è mega energetica e la cosa più bella è che ogni tanto mi manda dei messaggini che sono davvero strepitosi, tipo che ha messo la musica romagnola a tutto volume e ci fa ginnastica sopra. Grande Paola! Ho il dubbio, ma per caso i tuoi vicini ti battono con la scopa nel muro perché fai troppa confusione? Comunque avanti tutta perché la musica mette allegria. Grazie Paola che ci segui, peraltro so che anche lei ha guardato il country e le è piaciuto tantissimo. Sono proprio contenta. E poi vado a Campoli Appennino, non possono mancare i miei amici Nicola e Gasperina. Infine vado a Verona dal nostro amico Livio, finisco a Milano da Nicola. Veneto Pugliese mi ha fatto morire dal ridere perché mi ha detto che aspetta la reincarnazione perché la volta prossima che nasce vuole nascere in Romagna, terra schietta, piena di belle donne e di musica. Beh, Nicola, ti aspettiamo. E poi vado a Brescia dal mio amico Marco e vado a Cervia da Marino e Grazia, il fans club di Frank David. È davvero un piacere sapere che ci seguite sempre con così tanta simpatia, anche loro sono un'esplosione di energia. E qui non posso mancare di salutare anche gli amici Massimo e Gigliola. E poi saluto anche da Cagallo, qui siamo a Monte Calvo, Pesaro Urbino, Lorenzetti, Veniero e Rita, simpaticissimi anche loro. Proseguo e vado a Bergamo da uno storico amico Luca Bonaldi, ama tantissimo la musica, segue tantissime orchestre, ma noi gli siamo davvero simpatici, grazie Luca. Poi vado a Bevagna da Andrea Boco e dai suoi genitori, un grande bacione anche a tutti voi, un saluto ad Angelo da Caserta e poi finisco a Frosinone e saluto Paolo. Vi lascio con un altro bellissimo videoclip, non ho più il fiato, mi devo riprendere e oltretutto ho il telefono che squilla, quindi vi lascio col videoclip e io vado a rispondere, a fra poco. Sole forte, caldo, Formentera. Forse questa notte luna piena insieme a te. Come se fosse l'ultima notte d'amore. Lei per me si vestirà da sera, anche se stanotte l'atmosfera è calda già. Come se fosse la prima volta. E rimane l'attimo che vola, che rende tutto chimico. Un peccato come quella mela che mise l'uomo al mondo. Giro, ballo, vivo e mentre grido ti respiro. Ti respiro. Mani nelle mani tu mi ami e dico sì, sì. Dico sì. Giro, ballo, sfioro e mentre ti sorrido vivo. Rido, vivo. Acqua, sole, sale, sembra miele questo mare che sa di te.
fermo che ripenso a quella sera insieme a te, come se fosse l'ultima notte d'amore. E rimane l'attimo che vola, che rende tutto chimico. Un peccato come quella mela che mise l'uomo al mondo. Giro, ballo, vivo e mentre grido ti respiro. Mani nelle mani tu mi ami e dico sì, sì. Giro, ballo, sfioro e mentre ti sorrido vivo. Acqua, sole, sale, sembra miele questo mare che gira questa giostra, gira, gira e ci respira. Tira corda tesa che finisce e cado giù. Giro, ballo, sfioro e mentre ti sorrido credo. Acqua, sole, sale, sembra miele questo mare che sa di te, sa di te, sa di te, che sa di te, sa di te, sa di te, che sa di te, sa di te, sa di te, che sa di te. Rido perché oggi è una puntata davvero impegnativa, fra parlare con voi, poi togliere il microfono, correre al telefono, rispondere al telefono, prendere gli appunti, tornare qui prima che finisca il video, rimettermi il microfono, è inutile che mi metto a posto i capelli, Gio, meravigliosa Gio di Cesenatico, che mi dai tanti consigli, ma per forza ho i capelli dritti, con questo vai e vieni, poi mi dicono iscriviti in palestra, ma mi basta questo, mi basta. Sto scherzando, è davvero un piacere rispondere a voi, agli amici storici e anche ai nuovi amici. Quindi continuo perché l'elenco dei saluti è davvero lunga. Marco Manara e Dina Vasile, un caldo abbraccio, grandi ballerini, e poi Mirellina, Mirella Corticelli e Ivan Polgrossi, e ancora Rita Garelli, Gilberto Veroli, Adriana Galassi e Marco Savelli, Silvano Caroli e Franca Massari, Giuseppina Pavone, Gino Ciavarro, Daniele Marcuzzi e Monica Baioni, Angela Raci Sareri, Laura Tambor Borra e Fabiola, Fabio Antonia da Milano, Luigina Giambi, Antonio Baldisserri, Sabrina Pantieri, ideatrice della bellissima collana che porto oggi. Vi consiglio di andare a vedere sulla sua pagina Facebook perché ha le mani d'oro, Sabrina Pantieri, e ovviamente Vincenzo Cutri, Gianni Zuppiroli, il più piccolo del gruppo, e Maura Corradi, Giacomo Ferroni, Mirella Betti, Antonio Valente, Franca Maseroni e Fausto Negrini, Anna e Luciano Turricchia da Mordano, e ovviamente Mirella e Vittorio, i genitori di Cristina. Non dimentichiamo la sorella Elisa, un abbraccio grandissimo al nipotino Lorenzo. Li ho letti tutti d'un fiato perché questo è l'elenco dei grandi ballerini. Già, lo so, ci siete tutti e mi seguite, mi riempite di messaggini e sono davvero onorata ed è un grande piacere. Vi ricordo, non mi disturbate mai, anzi, è un onore. Quindi siamo al momento della nostra magica maestra Cristina Vezzani, che ci fa sognare un po' con una sua bellissima coreografia. Vi ricordo che anche queste le trovate tutte sul nostro sito o sul nostro canale YouTube e vi lascio con questa meravigliosa baciata che tanto ha rubato il cuore. Llévame contigo, Cristina Vezzani. Thank you.
sol, saca la humedad de mi piel, deja que mi cuerpo se sienta que vive de nuevo. Para ti guardando mis besos, porque sé que tú eres un rey. Para ti que tú solo mereces el amor que te esperas de mí. Tú llegas a fatto, ho appena messo giù in faccia ad un amico, ti chiedo davvero scusa, ti chiamo a fine puntata, ma è davvero complicato passare dalle telefonate al nostro momento di chiacchiere, al quale peraltro non voglio mancare. Allora, ho tenuto per ultimo Alessandro, pensavi che mi fossi dimenticata di te, eh? Invece ho detto, non lo dico prima, così lui si rilassa e dice stavolta non mi mette in mezzo, e invece tra che te lo faccio adesso, perché così ti metto un po' in mezzo, no? Come il prezzemolo. E in realtà, parlando di prezzemolo, mi viene in mente un altro personaggio che è sempre un po' prezzemolino, giusto Claudio Bruciaferri? Però non faccio nomi così nessuno sa nulla. Andiamo avanti, andiamo con i nostri amici perché sono davvero tanti, l'elenco è lunghissimo. Daniele Buzzi, un caro saluto e augurio al papà che compie gli anni, Marco, qui siamo a Casalecchio, Bologna. E poi vado dalla mia grande, Luciana Soncini, che mi fa morire. Morir dal ridere, Giuseppe, suo marito, perché è una battuta dietro l'altra, è un piacere stare con voi al telefono. Giuseppe ne sa una più del diavolo, ma in Romagna poi è così. E quindi Luciana e Giuseppe vogliono fare gli auguri a un meraviglioso ometto che compie ben 4 anni. Giacomo, è bellissimo, anche noi ci uniamo a farti gli auguri per questo meraviglioso compleanno, ovviamente dai nonni, dai genitori e da tutti gli amici, da tutte le persone che ti vogliono bene. Poi vado oltre e devo assolutamente salutare da Rozzano il nostro Umberto Coladonato, grande amante della musica e del ballo, un caro abbraccio. E poi vado da Luisa Montanari e il marito Quinto, qui siamo a Ravenna, anche loro estimatori della grande orchestra La Storia di Romagna. E poi proseguo, vado a Sant'Arcangelo e vado da Cesare Semprini e da Rossi Margherita, un caro saluto anche al vostro figlio Andrea, davvero simpaticissimi anche voi. Siamo sempre in Romagna. E poi proseguo e vado da Rita e Romano, qui siamo a Serra Mazzoni di Modena, anche loro simpaticissimi, e vogliamo salutare i figli Sara e Giuseppe e i nipotini Davide e Monica. Scusate che mi state rimproverando perché sono troppo veloce nel salutarvi, ma visto che vi devo salutare in tanti, sto cercando di accorciare i tempi. Allora saluto un'altra fila di nomi, Tito Ferretti da Roma, Mario Evangelista che saluta tutti gli amici di Cassino, e poi torno a Roma da Gervasio, 88 anni, un caro saluto dalle figlie Vania e Donatella, infine vado a Igea Marina e saluto Belardi, Aldo. Torno a Roma da Bruno e Miriam, lui suona la fisarmonica, ha un nipotino di 8 anni che è fantastico, i nipotini sono sempre fantastici. Poi vado a Mantova, da Benassi Francesca e dal marito Fermo, proseguo per Terni, Giampaolo e la moglie Loretta, un caldo abbraccio, infine vado a Torrice, Frosinone,
canzone da Denise e Armando. Proseguo e saluto Enrico e Francesca, Carlo e Antonietta, Mauro e Stella e Franco e Donatella. Qui siamo al Fans Club Veneto Ferrara della grande orchestra La Storia di Romagna. Un grande grazie anche a Gian Piero e a Renata Perissinotto, il presidente dell'associazione Amici della Storia di Romagna, e poi saluto Frasca Roberto di Segni Roma, che ama tantissimo la storia di Romagna. Saluto anche Federico Bonoli, la mascotte di Borrello, qui siamo a Cesena. Saluto i coniugi Casadei di Ravenna, Maria Pia e marito Felice di Marina Romea. Poi vado a Cremona e saluto Claudio Fortunato e la moglie Carolina, e infine tutti gli amici del Reggiano, Modenese e Parmense della Storia di Romagna. Tanti sono davvero i messaggini che mi sono arrivati, vorrei leggerli tutti perché sono davvero bellissimi. Infine un caldo abbraccio a tutti gli amici della Storia di Romagna, perché sono davvero simpaticissimi. Con loro abbiamo fatto una puntata la scorsa settimana di Amici e Sorrisi ed è stata davvero molto molto divertente. Ne rifaremo presto un'altra. Ovviamente salutiamo tutte le mogli, i familiari che sono i fans più accaniti appunto di questo grande gruppo che porta avanti la musica della nostra tradizione. Quindi a questo punto Francesco Petrini, che mi chiami sempre per chiedermi queste bellissime canzoni, questa è tutta per te. Tutta per te e per tutti gli amici di Prossima Fermata Liscio, La Storia di Romagna. Un nuovo grande pacchetto in questa bellissima enciclopedia della nostra tradizione e della nostra storia. Parliamo delle bellissime musiche del maestro Secondo Casadei, interpretate magistralmente dalla Storia di Romagna. Il terzo pacchetto di questa grande enciclopedia, tre nuovi CD con delle bellissime canzoni della nostra storia, della nostra tradizione. E all'interno di questi CD grandi successi come La sfida dei clarini, Partigiano, Io cerco marito, Verso la luna, Figaro in Romagna, Atomica 60, Sabrina, Follia, Fiaccola e ovviamente La grande Romagna mia. Un'altra compilation che non può assolutamente mancare nel vostro grande archivio musicale di casa, anche in questo caso il quarto CD in regalo, Non mi stare vicino, con le bellissime canzoni di Rosy Forte ed altri grandi artisti. Quattro bellissimi CD a soli 39 euro, come sottolineo sempre, nemmeno 10 euro ogni CD, e le spese di spedizione e di contrassegno le paghiamo noi. Ma questo perché vogliamo davvero che la musica arrivi a casa vostra, perché è un antidepressivo naturale, quindi eliminate le medicine e gustatevi della grande buona musica. Aspetto le vostre telefonate. Vecchio Zirasso parzò quasi tutta la Romagna. Massa dire vai, massa dire vai, massa dire vai. Ove sta il belli, burdelli della nostra campagna. Aglia belli se, ove sta la mora, ove sta la rosa, Maria una bionda, dalla posto scurde. Te ci la più bella, bionda fresca burdella, e tutti i ragazzi, it fa la sirondella, avrem che cia, la miss magna, par che cia via bel fio, la nostra campagna. Cucci mai bella, bionda burdella, me hai vrepito un ticosi a sta bella burdella. Massa dire mai, massa dire mai, massa dire mai. Ma quanta sole cullia non viola favela. Una vera niente, una vera niente. Hai ho paura, l'è troppa bella. La più bella, bionda fresca burdella, e tutti i ragazzi, it fa
la sirondella, avrem che ci la mia magna, perché ci è più bel fior la nostra campagna. Oggi ho fatto le corse, si è visto, però mi sono divertita tantissimo con voi e spero che anche voi vi siate divertiti con me. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi invito ad iscrivervi al nostro canale YouTube per non perdere le altre due nostre programmazioni, Country Live e Amici e Sorrisi, per stare insieme divertendosi e scoprendo altri generi musicali, e vi aspetto anche sul nostro sito perché ci sono tantissime cose belle da guardare. Vi auguro una giornata meravigliosa, ovviamente all'insegna della musica e del ballo, e aspetto le vostre telefonate, sarò davvero felice di rispondervi. Vi saluto come sempre ricordandovi che per me la musica è vita ed il ballo nella sua più grande espressione. Alla prossima puntata, ciao!